Bentornati al nostro programma, cari amici. Giungiamo anche oggi a voi con una buona notizia e credo ce ne sia proprio bisogno in mezzo a tante brutte notizie. La buona notizia del Vangelo, nelle mie mani il Nuovo Testamento, che è la seconda parte della Sacra Bibbia, che contiene i quattro Vangeli, il libro degli Atti degli Apostoli, le lettere degli Apostoli, fino all'ultimo libro, l'Apocalisse. Vi invitiamo a scriverci per averlo gratuitamente, poi daremo l'indirizzo più avanti. In questo Nuovo Testamento, nel Vangelo di Luca, è riportata una delle parabole di Gesù, forse tra le più conosciute ed amate, la cosiddetta parabola del figliuol prodigo o di questo figlio che sarà uno dei due figli di un padre che si era allontanato da suo padre, poi ritorna e trova suo padre che lo accoglie a braccia aperte. Dice che quando tornò gli si gettò al collo, lo baciò, lo ribaciò. Ecco, questo padre naturalmente è la figura di Dio, il Padre Celeste. Di lui vogliamo parlare in questo programma. Abbiamo effettuato delle registrazioni a Casalnuovo, provincia di Napoli. Ascoltate, abbiamo Nicola che ci racconta la sua testimonianza e poi il gruppo Sela in un inno intitolato Cristo, io credo in te. Ascoltate. Io vengo da una famiglia di fede evangelica e sono nato e cresciuto in questa famiglia e ho ricevuto sempre i buoni insegnamenti sulla Bibbia, sull'Evangelo e sul Cristo. Questo però non mi ha scampato dal mondo e non mi ha salvato. All'inizio dell'adolescenza, ai miei 13 anni, ho voluto fare le mie esperienze perché non volevo che Dio regnasse nella mia vita, ma volevo fare di testa mia. E così nel giro di 2 anni è stata una discesa molto veloce. Ho iniziato con la prima sigaretta, poi sono passato lo spinello, poi sono passato le droghe ancora più pesanti e mi sono trovato schiavo della droga, poi mi sono trovato schiavo dell'alcol, poi mi sono trovato schiavo ancora di altri vizi. E questo perché non volevo che Dio fosse il padrone della mia vita. Tutto questo non mi è bastato, perché a un certo punto quello che allora io chiamavo coscienza, ma adesso dico era la voce di Dio che mi diceva torna a me figlio mio, torna indietro, mi generava una sorta di odio e dovevo giustificare quest'odio in qualche maniera, questa mia violenza, e mi sono iscritto in un'associazione di rappresaglie. Così sono diventato quello che si definisce un no global, un rivoluzionario, e giustificavo la mia violenza con il motivo politico. Tutto questo non mi è bastato. Nel mio cercare di odiare Dio e di eliminarlo dalla mia vita, mi sono inoltrato in quelle che sono le arti occulte e sono sceso sempre più in basso, sempre più in basso. Tutto questo è finito a 18 anni, quando mio padre mi iscrisse al centro comunitario evangelico a Roccamonfina. E lì il Signore ha compiuto il miracolo. Ricordo una sera si predicava su Matteo 14, un passo abbastanza conosciuto della Bibbia, quando Gesù cammina sulle acque e invita Pietro a farlo. Quando Pietro inizia ad affondare, fa una preghiera di 2 parole e dice «Signore, salvami!». E il predicatore quella sera diceva «Non è importante quello che tu possa aver fatto, non è importante quanto tu possa essere sceso in basso, perché per tutto quello che tu hai fatto, Gesù è morto sulla croce e ancora di più è risuscitato per vincere sul tuo peccato e sulla morte della tua anima». Io quella sera credetti per fede a quella parola e realizzai l'amore di Dio nella mia vita e chiesi al Signore con fede e con tutto il cuore di perdonarmi. Da quel momento spezzò ogni tipo di vizio, ogni tipo di legame, ogni tipo di catena che teneva prigioniero il mio cuore e la mia coscienza. Mi ha dato una vita di pace, speranza, felicità e lo ringrazio ad ora in eterno. Il Signore sia lodato.
allenato alla morte, come una pecora muta dinanzi a chi la tosa. Tu non hai aperto bocca, ma hai dato la vita nei tuoi anni migliori. Eri senza difetto e nemmeno una macchia. Anche chi ti consegnò la morte sapeva che non era colpa in te, ma di un padre aveva pensato a te prima che ancora io fossi nato già, perché tu dovevi al posto mio portare su di te le mie malattie, le mie sofferenze, tutti i peccati miei. Smarrita e confusa, ti vedeva lentamente morire, e quando desti quell'ultimo addio al mondo, sembrò che ormai fosse tutto finito. Per tanti svanì un sogno appena iniziato, sapendo che a loro tu mostravi la via. Anche chi ti consegnò la morte sapeva che non era colpa in te, ma Dio Padre aveva pensato a te prima che ancora io fossi nato già, perché tu dovevi al posto mio portare su di te le mie malattie, le mie sofferenze, tutti i peccati miei. Sto per dare il nostro indirizzo, cari amici, se lo desiderate annotatelo per scriverci. Vorremmo inviarvi gratuitamente il Nuovo Testamento, la parola di Dio, la seconda parte della Sacra Bibbia che inviamo gratuitamente a quanti ne fanno richiesta, proprio perché vogliamo che ognuno possa avvicinarsi personalmente alla parola di Dio che è ispirata dallo Spirito Santo, la lettera scritta da Dio a ciascuno di noi. Per avere questo Nuovo Testamento scrivete a Cristiani Oggi, casella postale 15 00011 Tivoli Terme, Roma. Potete anche inviare un messaggio di posta elettronica scrivendo a Cristiani Oggi TV @assembleedidio.org.
www.radiocomunitaria.org. Scriveteci oggi stesso e naturalmente non dimenticate di indicare chiaramente, possibilmente a San Patello, il vostro indirizzo per permetterci di rispondervi e inviarvi il Nuovo Testamento. Adesso ascoltiamo la parola del Signore. Il pastore Aniello Esposito, come dicevamo, da Casalnuovo, in visita alla comunità di Casalnuovo per queste riunioni evangelistiche, ci presenta questo messaggio tratto dal Vangelo di Luca, capitolo 15, dal verso 11. Potete seguire la lettura che parla di questo padre che abbraccia il suo figlio. Ascoltiamo. Vangelo secondo Luca, capitolo 15, dal versetto 11 al 24. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Questo padre, in questo caso figura di Dio, della grazia di Dio che accoglie i peccatori, non solo accoglie il figlio a braccia aperte, ma lo accoglie con un cuore aperto. La scrittura ci descrive chiaramente come questo padre ami profondamente questo figlio peccatore, questo figlio ribelle, questo figlio arrogante, questo figlio che in qualche modo pretende di avere, anzi non in qualche modo, pretende di avere la sua eredità, come dire: papà, non voglio aspettare che muori, dammi quello che mi tocca, voglio vivere la mia vita. Questo padre può accogliere il figlio a braccia aperte perché il suo cuore è stato sempre aperto nei confronti di quel figlio. Noi questa sera siamo qui a celebrare, a proclamare l'amore di Dio verso i peccatori. Dio ama i peccatori e li accoglie a braccia aperte, il che non significa che gli tollera il loro peccato, il che non significa che gli minimizza le loro colpe. La scrittura dice che come Dio ama il peccatore e ha provveduto per il peccatore il rimedio ai guasti del peccato, così alla fine Dio condannerà i peccatori che non si ravvedono a eterna dannazione. Ma nel frattempo, questa sera noi siamo a proclamare che Dio vuole accogliere chiunque vada
a lui a braccia aperte e a cuore aperto. C'è nella parola di Dio, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, una numerosa, un gran numero di versetti, di affermazioni dell'amore di Dio. Per mezzo del profeta Geremia, il Signore dice: in quel tempo io, il Signore, sarò il Dio di tutte le famiglie di Israele, essi saranno mio popolo. Così parla il Signore: il popolo scampato dalla spada ha trovato grazia nel deserto. Io sto per dare riposo a Israele, un popolo infedele, un popolo idolatra, un popolo che l'aveva rinnegato. Dio dice: io sto per dare riposo a Israele. Da tempi lontani il Signore mi è apparso. Sì, io ti amo di un amore eterno. A chi lo dice il Signore? Lo dice a un popolo che si è allontanato da Lui, a un popolo che l'ha rinnegato, che è piombato nell'idolatria, ma il Signore dice: io ti amo di un amore eterno, io ti voglio far tornare, io ti accoglierò a braccia aperte, perché nel mio cuore c'è spazio per te. Chiunque tu sia stasera, qualunque guaio tu abbia combinato, il Signore ha posto ancora per te nel suo cuore. Egli ti ama di un amore eterno. Per mezzo del profeta Osea, soltanto chi non ha mai letto la Bibbia può dire che il Dio del Nuovo Testamento è un Dio d'amore e il Dio dell'Antico Testamento è un Dio vendicativo. Senza mai leggere la Bibbia si può dire, ma se uno l'ha letta, non solo avrà letto Geremia, ma avrà letto anche Osea, dove il Signore dice: come farei a lasciarti, popolo mio? Come farei a darti in mano ad altri, oh Israele? Come potrei renderti simile ad Adma e ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove tutto dentro di me. Tutte le mie compassioni si accendono. Dio ti ama. Non importa quanto in basso tu sia caduto, non importa quanto ti sia allontanato da Lui, non importa da quanto tempo sei precipitato nel vizio, nella disubbidienza, nella ribellione, nell'indifferenza, nell'apatia, nella tiepidezza, il Signore questa sera dice: io ti accolgo a braccia aperte, perché nel mio cuore c'è spazio per te. Sapete, capita che la gente ti accoglie a braccia aperte, ma con un cuore chiuso. Capita che la gente accolga qualcuno, lo abbracci, magari anche lo baci, quando lo rivede, magari versi anche delle lacrime. Oramai si sprecano i programmi televisivi in cui si fanno queste cose. Ma il cuore, nel cuore, tante volte non c'è spazio. Questa sera Dio dice: nel mio cuore c'è spazio per te, io ti amo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. È un versetto conosciuto a memoria. Forse il suono noi lo conosciamo bene, questa sera possa entrare profondamente nel nostro cuore il senso di questa parola. Dio ama il mondo. Dio ama questo mondo perverso, questo mondo che sta sprofondando nell'immoralità, nell'illegalità, nella superficialità, nell'indifferenza, nella superstizione. Questo mondo in cui perfino i religiosi e tanti cristiani di nome rinnegano Dio nei fatti e nelle parole. E a volte soltanto nei fatti, a volte nelle parole e nei fatti. Dio continua a dire: io vi amo, c'è posto nel mio cuore per voi, tornate a me ed io vi accoglierò. Signore, noi vogliamo venire a te stasera. Un amore meraviglioso. Questo padre accoglie il figlio a braccia aperte, ma non solo, ma lo accoglie nel cuore. Il cuore di questo padre è aperto e Dio mostra, continua a mostrare all'umanità amore. Questa sera, questa riunione, questa trasmissione, quando diventerà tale, è una dimostrazione dell'amore di Dio. Dio vuole accogliere i peccatori a braccia aperte, e quest'amore Dio lo ha mostrato per noi mentre eravamo ancora peccatori, quando Cristo è morto per noi. Cristo Gesù non è morto semplicemente per l'invidia dei religiosi giudei, per la vigliaccheria di Ponzio Pilato,
perché il popolo si lasciò manovrare dai religiosi. No, Cristo Gesù ci ha tenuto a dirlo. Prima di dare una grande testimonianza della sua divinità, nessuno mi toglie la vita. Io ho il potere di deporla, ho il potere di riprendermela. E davanti ai discepoli che litigavano per un poco di potere futuro, prossimo, Gesù disse: io non sono venuto per essere servito, ma sono venuto per servire e per dare la mia vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù, ti ringraziamo perché tu ci ami. Possiamo dire amen. Gesù, ti ringraziamo perché tu ci ami, ed è un amore che non delude. Ma questo padre non solo dimostra di avere un cuore aperto verso suo figlio, ma la scrittura ci dice che i tesori di suo padre sono aperti. Quando questo figliolo torna, chiede perdono, confessa le sue colpe e i suoi peccati, questo padre subito dice ai suoi servi: prendete la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. No, questo padre non accoglie il figlio a braccia aperte, col cuore chiuso, e poi dice: hai sprecato tutte le tue ricchezze, hai usato l'eredità, adesso arrangiati. Egli non gli dice: vai nelle stanze di dietro insieme ai servi, non gli dice: vattene a dormire nelle stalle, ma aprendo le braccia ha già aperto il cuore e subito apre i suoi tesori. Prendete la veste più bella e rivestitelo, toglietegli quegli stracci, lavatelo da testa ai piedi e mettetegli la veste più bella. Chissà quante volte quel padre aveva guardato quella veste e l'aveva immaginata su quel figlio che era immerso nel peccato e nel vizio. Sia benedetto il Signore che quando mi ha accolto mi ha rivestito della sua giustizia. Sia benedetto il Signore che questa sera, oh, se tu vai a Lui, ti accoglie e ti riveste della nuova natura. La scrittura dice che Egli ci ha rivestito dell'uomo nuovo che si va rinnovando a immagine di Gesù. C'è qualcosa di più bello di Gesù? Egli ci riveste a immagine del suo figliuolo. Questa sera, qualunque sia stato il tuo peccato, dovunque tu ti sia allontanato, qualunque guaio tu abbia combinato, torna al Signore. Egli ti accoglierà a braccia aperte, perché il suo cuore è aperto a te e comincerà ad aprire i suoi tesori, e come prima cosa ti rivestirà. Non solo mettetegli la veste più bella, ma mettetegli un anello al dito. E questo anello al dito può significare tante cose, ma una cosa sicuramente può significare che questo ragazzo, questo uomo, riavrà la dignità di figlio del padre. Egli dentro di sé dice: trattami come uno dei servi, ma il padre gli apre i tesori e gli mette un anello al dito. Si vedrà la differenza. Egli avrà la dignità di essere il padrone di casa. Egli avrà la dignità di essere figlio di Dio. Gloria a Dio, perché noi che siamo nati di nuovo, non per capacità, non per un rito religioso, ma per la fede in Cristo Gesù, noi abbiamo il diritto di essere figli di Dio, eredi di Dio, coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui. E chiunque tu sia, qualunque guaio tu abbia fatto, qualunque reato o peccato tu abbia commesso, stasera il Signore ti mette l'anello al dito e ti fa essere figlio suo. Non un anello al naso per farti servo o schiavo, ma un anello al dito. Dio fa queste cose. Quando Gesù ha voluto parlare di un esempio mirabile di amore, ha preso una donna che era conosciuta come peccatrice, una donna di malaffare, e davanti ai suoi discepoli, a un fariseo chiacchierone e superficiale, disse: questa donna ha veramente amato. Gesù ha preso per darci un esempio di benefattore un ladro etichettato come Zaccheo. Gesù ha preso come esempio di missionario, di uomo dedicato al ministero, agli altri, un persecutore della Chiesa. Sei peggio di una donna di strada? Sei peggio di un ladro patentato come Zaccheo? Sei peggio di Saulo che ha ucciso Stefano? Seppure tu fossi peggio, torna al Padre.
egli aprirà i tuoi tesori, ti darà un anello al dito e tu, con tutto diritto, potrai chiamarti figlio di Dio, per la grazia di Dio, nel nome di Gesù, per effetto del suo sacrificio. Ci credi stasera? Non importa quanto in basso tu sia caduto, Dio aprirà i suoi tesori e poi mettetegli dei calzati ai piedi. Lo veste dalla testa ai piedi. I servi vanno scalzi, i figli hanno le scarpe. I figli hanno la provvidenza. Dio questa sera, non ti distrarre, vuole aprire per te i suoi tesori. Mettetegli dei calzati ai piedi. Probabilmente scalzo, quasi certamente i piedi piegati. Questo ragazzo aveva camminato per tornare a casa, questo giovane uomo aveva mangiato polvere, pieno di stracci, sporco, pronto a essere trattato come uno dei servi, ma il padre lo accoglie a braccia aperte, gli apre il cuore e gli apre i tesori. Ma non solo. È una ragionevole conseguenza, questo padre gli apre la casa, lo riporta in casa, prepara e imbandisce una tavola di tutto punto, e in quella casa quest'uomo si sente pienamente accettato. Questo mio figlio era morto ed è ritornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Che bello essere accolti dal nostro Padre Celeste, essere abbracciati tra queste braccia forti, amorevoli. È un'esperienza che segna per sempre la nostra vita e preghiamo che possa segnare la vostra, la tua vita. Vorremmo pregare qualche istante prima di concludere questo programma. Padre nostro Celeste, ti ringraziamo per questo privilegio che ci dai di chiamarti Padre, di venire a te liberamente nel nome di Gesù, il tuo figlio. Ti preghiamo per i nostri amici che hanno seguito il programma, che in questo momento sono intenzionati a tornare a te. O Signore, benedici questo loro desiderio, questa intenzione. Fa, o Signore, che sia qualcosa che avviene, che rimane nella loro vita e che la segni positivamente per sempre. Benedicili. Intervieni in loro favore, noi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Vi ringraziamo di essere stati con noi in questo programma, cari amici. Ormai siamo alla fine. Ricordate di scriverci per avere il Nuovo Testamento. Sta per arrivare di nuovo l'indirizzo sulla sigla finale. Noi vi diamo appuntamento per la prossima trasmissione, quando con l'aiuto del Signore continueremo ad annunciare questa buona notizia del Vangelo. E vi invitiamo a seguirci naturalmente, ma anche ad invitare altri a seguire il nostro programma, un semplice programma che vuole portare in ogni casa il messaggio della salvezza. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. Dio ti benedica e a presto.